Ragazzi, bentornati in un nuovo video e ad un nuovo vlog, perché questa è la clip introduttiva del primo vlog del 2021. In realtà è stata una cosa un po' improvvisa perché avevo deciso di fare un altro vlog di cui avevo già registrato la clip introduttiva. Poi ho cambiato idea, ho detto no, voglio fare questo, quindi niente, quello che ho già registrato, solo la clip introduttiva, lo rimandiamo. Ho un tema per questo vlog, però non ho ancora deciso tutto, nel senso che so che il tema di questo vlog saranno i romance storici, di cui mi è venuta un po' voglia in questo periodo. In realtà volevo un po' di romance ultimamente, e poi io seguo questa booktuber che si chiama Riley Marie, che ama molto questi romance, quindi ha un sacco di consigli sul tema, mi ha fatto fare un po' una cultura, perché se no non avrei conosciuto nessuno di questi. E ho pensato di provare a leggere qualcuno di questi romance. Vi dicevo, un po' più a braccio oggi, perché so da che libro partirò, ma non ho fatto una vera e propria TBR. Deciderò strada facendo, cioè finisco il libro e poi in base al momento decido quello dopo. E credo che sarà un vlog con 3-4 libri, vedo in base a quanto ci metto, a quanti aggiornamenti faccio, perché come sempre non voglio fare un video troppo lungo, però credo che ne leggerò almeno 3. Quindi, da dove partiamo? Il libro di partenza sarà Lady Pirate di Lindsay Sands, che dovrebbe avere un twist sul genere romance con i pirati, nel senso che in questo caso il pirata è lei, quindi lei è il capitano, da quel che ho capito, di una ciurma di pirati. Lei deve riscuotere la sua eredità, ma per qualche motivo deve fingersi una nobile per farlo, o deve fingere comunque di essere una nobildonna, e quindi sia lei che i membri della sua ciurma si travestano, fanno finta di essere dei nobiluomini e di cercare di mischiarsi in società per fare non ho capito che cosa. Onestamente i dettagli non sono ancora molto chiari. E di questo libro Riley Marie aveva parlato nel suo ultimo vlog. Lei gli aveva dato 3 stelline alla fine, però mi incuriosisce, pare che le scene proprio in cui questi fingono di essere delle persone ben educate, che fanno parte della società, siano molto divertenti, perché palesemente non ce la faranno, cioè questa è la mia impressione. E poi, quindi non vi so dire cosa succederà dopo, quindi partiamo da questo. La prossima clip sarà il primo aggiornamento che vi farò, e poi vedremo lungo la strada che cosa fare. Dunque, siamo al primissimo aggiornamento e sono ancora all'inizio. È sempre difficile capire a che punto sono con i capitoli, con l'audiolibro, perché non sono mai sicura che la divisione in capitoli dell'audiolibro sia la stessa del libro. E dunque sono, come vi dicevo, appena all'inizio e riesco a precisarvi un po' meglio che cosa sta succedendo. Il punto è che allora, la protagonista aveva questo fratello, da cui è stata praticamente cresciuta dopo la morte dei genitori. Da tecnicamente loro erano stati affidati a un tutore, il quale però ha dilapidato completamente la loro fortuna, tanto che quando loro sono stati abbastanza grandi da poter ereditare più che altro il fratello, che era l'erede del titolo, si sono trovati senza un soldo. Soprattutto non potevano permettersi i lavori necessari a rimettere a posto la proprietà, che nel frattempo era andata a disfarsi praticamente, perché non era stata, cioè il loro tutore legale non ne aveva avuto cura. Per poter racimolare la cifra necessaria, il fratello aveva accettato di diventare un corsaro per la corona. Io pensavo, visto anche che il titolo era Lady Pirate, pensavo che loro fossero dei pirati e quindi dei fuorilegge. Non è proprio così. Loro erano dei corsari, che significa che praticamente lavoravano per la corona. Loro praticamente potevano depredare e attaccare le navi. In cambio una parte del loro bottino doveva essere corrisposto al re. E così facendo loro mettevano da parte il tesoro e quindi il denaro necessario. Stava facendo, avevano messo su questa ciurma, a cui il fratello aveva fatto anche delle permesse, cioè che quando avesse preso possesso del terreno e della proprietà avrebbe diviso una parte del terreno come compenso per aver fatto parte della sua ciurma e per aver contribuito. Nessuno per molto tempo è stato a conoscenza del fatto che lei fosse una donna, perché il fratello ha accettato di portarla con lui, ma a patto di farla passare per un ragazzo. Prima dell'inizio delle vicende il fratello è stato ucciso,
non ho capito bene da chi, onestamente. Questo qualcuno, peraltro, si è portato via il tesoro che avevano accumulato in questi anni. Ora, lei è diventata il nuovo capitano. Gli altri hanno scoperto che lei è una donna. Lei, essendo un nuovo capitano, ha la responsabilità di tenere fede alle promesse del fratello, ed è il motivo per cui lei sta andando praticamente a scoprire che cosa si dice nel testamento, come lei possa ereditare, così da poter pagare e dare i terreni che sono stati promessi a questi uomini. Quindi, fino a dove sono arrivata io, hanno letto il testamento e c'è l'inghippo di cui vi avevo già parlato. Il padre ha stabilito nel testamento che non solo lei si debba sposare, questa cosa non l'avevo capita, non solo si deve sposare con un uomo nobile, perché ovviamente deve essere uno con a sua volta il titolo, ma deve dimostrare di poter mandare avanti la linea di discendenza. Quindi lei potrà ereditare se entro i suoi 26 anni avrà un figlio o sarà incinta, cioè sposata e in procinto di avere un figlio. Solo così lei potrà ereditare, e il suo, penso, 26esimo compleanno è tra 9 mesi, che significa che lei ha 9 mesi per sposarsi e mettere in cantiere un bambino. E lei, nonostante tutto quello che questo comporta, anche perché lei ovviamente è cresciuta in un certo modo, con una certa indipendenza, ha deciso di farlo per tenere fede a questo impegno. Da notaio lei ha conosciuto quello che sarà il suo interesse amoroso, evidentemente, che guarda caso è in una situazione molto molto simile, perché lui deve ereditare dei soldi della nonna, ma la nonna ha a sua volta messo qualcosa del genere, e cioè che lui deve essere sposato prima di poter ereditare, quindi anche lui cerca moglie. Questo è quello che è successo finora, e quindi loro sono praticamente arrivati a Londra, mi pare, e ovviamente devono farli conoscere uomini nobili, e quindi devono praticamente entrare in società. Non l'ho detto, i suoi uomini stanno facendo passare uno per suo zio e gli altri per valletti, servitori, eccetera, eccetera. E quindi per ora sono arrivata qui. Al momento mi piace, anzi ci sono stati degli scambi di battute tra lei e i suoi uomini, c'è un altro personaggio che hanno tirato su per aiutarla, che dovrà far finta di essere sua zia perché sapete che serve lo chaperon, e quindi per ora promette bene. Non era previsto che facessi un altro aggiornamento, ma sono appena uscita da una scena molto molto divertente, e quindi non lo so, volevo fare questo aggiornamento per dirvi che sta andando molto bene, anzi mi sto molto molto divertendo. È la scena in cui lei ha fatto effettivamente la sua entrata in società accompagnata da alcuni dei suoi uomini, e praticamente lei è andata a partecipare a questo ricevimento. E a parte il fatto che lei palesemente non si comportava, cioè lei è diversa da tutte le altre, non si comportava come le altre donne, aveva modo di rivolgersi agli altri uomini, un modo di camminare, insomma proprio un portamento diverso, c'è stata questa situazione abbastanza divertente per cui lei si doveva imbellettare, truccare come prevedeva la moda di allora, e solo che loro non avevano i trucchi. Era una delle prime serate che loro passavano a Londra e non avevano fatto in tempo a procurarseli, quindi praticamente i suoi uomini li hanno messi in faccia della roba che hanno trovato in cucina, tipo al posto della non mi ricordo con cosa lo facessero, onestamente si cercava di schiarire il più possibile, di sbiancare sostanzialmente la faccia alle donne, allora praticamente loro le hanno messo della farina in faccia per farla sembrare più pallida, anche perché lei, avendo vissuto su una nave, aveva, immagino, un colorito non molto, un incarnato non molto pallido, immagino, e tipo le hanno messo sulle labbra tipo del succo di mora, cioè, perché secondo me già vederlo doveva essere abbastanza assurdo, ma il fatto è che poi tipo la farina si è seccata e le è caduta dalla faccia durante il ricevimento. Però devo dire che lei l'ha presa molto sportivamente, anzi si è divertita un sacco a vedere le espressioni orripilate di tutti gli altri, quindi devo dire che finora è tutto molto divertente, quella scena ho reso tantissimo. Lui ha avuto qualche interazione in più con lei, si sono visti a questo ricevimento. Lui sembra, devo dire, molto affascinante come personaggio, ovviamente c'è stata questa attrazione immediata. L'unica cosa di lui si diceva
che lui era tipo un libertino o qualcosa del genere, ed era il motivo per cui la nonna voleva essere sicura che lui si fosse sposato, che avesse messo su famiglia prima di ereditare, solo che lui è evidentemente preso subito da lei, e devo dire che non sembra aver degnato di un'occhiata a nessun altro a parte lei, quindi cioè, forse questo era per dare la scusa, che se devo dire che non ha, lui non ha dimostrato nessuna propensione da cascamorto finora, ecco. Quindi per ora procede bene, spero che vada avanti così. Niente, volevo solo raccontarvi questa scena perché mi sono divertita moltissimo ad ascoltarla. Ok, visto le premesse non pensavo che avrei detto una cosa del genere, ma sto cominciando a inquietarmi un pochino. Mi sembra che il libro cominci a prendere una piega che non mi piace. In pratica gli uomini che compongono la cerume della protagonista stanno cominciando a dire delle cose un po' strane, e cioè che visto che le cose devono essere, cioè bisogna, si può votare per prendere le decisioni all'interno della, del gruppo, e loro hanno anche il diritto di decidere se così decidesse, cioè se la maggioranza decidesse in tal senso chi lei dovrà sposare. E questo sta succedendo perché loro hanno deciso che lei si deve sposare con il coprotagonista del libro. Praticamente lei non vuole perché lui ha un atteggiamento molto dominante, diciamo, non perché dominante, ma sostanzialmente lei vuole sposarsi con un pappamolla, con uno sbidollato, perché sa perfettamente che a livello legale una volta sposata suo marito sarebbe sostanzialmente suo padrone, quindi sposandosi con una persona di carattere debole lei eviterebbe molti problemi e limitazioni forti alla sua libertà, considerando che lei è cresciuta in un certo modo, perché a quel punto sarebbe lei quella con la personalità più forte. E quindi loro si stanno arrogando il diritto di prendere la decisione per lei, e insomma si implica che prenderebbero provvedimenti qualora lei decidesse di non fare come dicono loro. Questa cosa non mi piace per niente e, come ho detto, comincia a inquietarmi. Spero che si inverta la tendenza e che non proceda su questa strada. L'ho finito, non è andata bene, è andata peggio di tutto, temessi, i miei timori si sono realizzati, anzi poi è andata anche peggio. Io non capisco come si faccia a partire così bene e a finire così male. Allora, le premesse erano super interessanti, con questo twist interessante per cui lei era un corsaro che doveva infiltrarsi in società per recuperare la sua eredità, il fatto che lei fosse cresciuta in questo ambiente così diverso da ciò che ci si aspettava da una donna nobile dell'epoca. Ci sono state diverse scene molto divertenti, come vi ho detto, e poi è andato tutto a catafascio. Cioè io veramente, veramente non capisco. Cioè non solo è andato tutto a catafascio, ma ho trovato veramente brutto e anche offensivo il modo in cui è andato avanti il libro. Vi ho lasciato con i miei timori circa quello che volevano fare i membri della sua ciurma, e io vi dico, non leggete questo libro, quindi a questo punto non ho nessuna remora a farvi degli spoiler, anzi ve li ho già fatti in realtà. Mi spiace che alla fine sto parlando a ruota libera, ma sono indignata e devo parlarne con qualcuno. Di fatto questi, i suoi uomini, come volevano costringerla a sposare questo qui, l'hanno drogata, l'hanno rapita per costringere, e hanno rapito anche lui per costringerla a sposarlo, ovviamente sotto la bandiera del lo facciamo per il tuo bene, nonostante loro sapessero benissimo quali fossero le sue preoccupazioni, i suoi timori. Anzi, l'hanno fatto apposta perché secondo loro c'era bisogno di qualcuno che avesse una mano ferma con lei. Ma vi rendete conto? Cioè questo doveva essere una sorta di libro sulla tematica della found family, e invece cioè, le persone di cui lei si dovrebbe fidare di più, le persone più importanti per lei, le fanno una cosa del genere. E la cosa veramente bruttissima e che questo concetto per cui poi quello che lei era costretta a fare per queste persone poi veniva giustificato dal fatto che lei si innamorasse di lui, era chiaro fin dall'inizio, ma così mi riesce veramente insopportabile. Cioè lei ha subito di fatto una violenza da parte di queste persone, e alla fine tutto verrà giustificato dal fatto che lei effettivamente di suo tizio si è innamorata. Le cose, poi vi ho detto, vanno ancora peggio, cioè lei ci ha messo pure del suo, c'è una scena alla Bridgerton, e penso di non dovermi spiegare. Poi c'è questa
questo periodo in cui loro si sono praticamente sposati, lei perde qualsiasi tipo di autorità nei confronti di questi uomini, perché nel momento in cui lei si sposa con lui, loro in automatico cominciano a seguire gli ordini di lui, e di fatto l'autorità di lei viene poi restaurata solo perché poi è lui a dire che è sempre lei al comando, sempre, dopo aver fatto un po' di ragionamento, perché anche se non mi dilungherò sul periodo, questo primo periodo di matrimonio, perché vabbè, sono anche altre le questioni. Non, il libro non le dà manco la soddisfazione, se non ricordo male, perché in realtà l'ultima parte l'ho sentita, siccome stavo sentendo l'audiolibro, ho sentito l'ultima parte un po' velocemente, ho anche pensato di abbandonarlo a un certo punto, poi ho detto vabbè, ci sono quasi, andiamo avanti. Di fatto il libro, se non ricordo male, non le dà neanche la soddisfazione di essere lei a vendicare il fratello, perché mi pare che alla fine sia lui, e ovviamente poi vivono tutti felici e contenti. Non mi è piaciuto, insomma non mi è piaciuto per niente, era cominciato tanto bene. E alla fine gli ho dato una stellina perché non gliene potevo dare di più, ho detto vabbè gliene do due, perché in realtà cioè, le due stelline sono normalmente il voto più basso che io dia e sono riservati soprattutto ai libri che non ho terminato, però questo veramente si meritava zero stelline, non classificabile. No, non leggete questo libro, non leggete questo libro, è veramente terrificante, mi ha fatto arrabbiare in un modo, non sono neanche sicura poi che finirlo sia stata una buona idea, cioè non credo che abbia pagato il tempo che ci ho speso su. Quindi concludiamo questo primo libro male, come inizio di questa esperienza non ci siamo, speriamo che i prossimi libri vadano un po' meglio. Ho una mezza idea di quale potrebbe essere il prossimo libro, perché ho dato un'occhiatina, in realtà penso che aspetterò un pochino prima di leggere il prossimo, perché mi devo un attimo scaricare il nervosismo e non voglio partire prevenuta nei confronti dell'altro, ma dovrebbe essere When Scott Ties the Knot, non ricordo il nome dell'autrice in questo momento. Un altro che mi spunta spesso, ne ho sentito parlare diverse volte, però diciamo che ne parliamo meglio dal prossimo aggiornamento. Ciao, sono Naomi del futuro e mentre editavo mi sono accorta di non aver mai poi detto la trama di When the Scott Ties the Knot, perché vi avevo detto nella clip precedente, ve lo dico la prossima volta, e quando poi ho fatto l'aggiornamento successivo mi sono evidentemente dimenticata ed ero convinta di avervelo già detto, quindi ne parlo come se ve l'avessi già raccontata, quindi velocemente di che cosa parla. La protagonista teme tantissimo l'arrivo della sua entrata in società. Praticamente per prendere tempo si inventa un fidanzato immaginario, uno che lei avrà conosciuto non so dove, che la sua famiglia non ha mai visto, ma che non ha potuto presentare alla famiglia perché lui è un soldato e quindi lui tecnicamente è in guerra. A prova di questo fidanzamento lei presenta una serie di lettere che in realtà ha scritto lei, inventandosi questa corrispondenza in entrata e uscita, quindi scrive sia le lettere scritte da lei che qualche lettera scritta da lui. Questa cosa culmina anni e anni dopo, quando lei si inventa la morte di questo personaggio e così la famiglia smette praticamente di importunarla e di darle fastidio. Se non che anni dopo lei si era inventata proprio anche un nome, un grado nell'esercito, praticamente si presenta questo tizio che ha proprio il nome e cognome della persona a cui, la persona immaginaria a cui lei stava scrivendo. In qualche modo, non si sa come, le lettere sono arrivate in mano sua e quindi lui adesso si presenta rivendicando quello che c'era scritto nelle lettere. E ovviamente adesso io sto raccontando quando già so tutto perché il libro l'ho già letto, però non dico nient'altro, vi lascio adesso al resto del video. Rieccoci, e è passato qualche giorno, come vi avevo detto avevo bisogno di scaricare un attimo il nervosismo per il libro che avevo finito, cioè Lady Pirate, e ho iniziato il libro di cui vi parlavo nell'ultimo aggiornamento, che vi avevo anticipato sarebbe stato When Scott Ties the Knot di Tess Adair. Questo è il primo libro di questa autrice che in realtà, a quanto ho capito, è molto conosciuta nell'ambito degli historical romance, e riesco finalmente a dirvi qualcosa di più, o meglio, riesco a dirvi tutto perché c'è stato un imprevisto, cioè che io in realtà ho iniziato il libro ieri, ma un po' perché era
molto più breve, cioè non molto più breve, comunque più breve rispetto a Lady Pirate, sia perché mi ha preso molto di più. Di fatto mi presento adesso che l'ho già finito, non era previsto di averlo finito tutto prima di farvi l'aggiornamento, ho detto vabbè, faccio una giornata, vedevo che mi stava prendendo di più, molto male che vada, arrivo a metà e faccio l'aggiornamento in mezzo e poi quello dopo l'ho finito, e invece no, alla fine l'ho finito tutto perché ho fatto una sorta di unica tirata, l'ho ascoltato in tutti i miei momenti liberi e quindi di fatto l'ho finito. Capirete che è andata molto meglio rispetto a Lady Pirate. Ma andiamo per ordine, io ho detto che avrei detto qualcosa di più sulla trama una volta iniziato. Allora, è più o meno quello che vi ho detto. Ovviamente ci sono degli elementi in più che so adesso, e cioè che tutto quello che la protagonista ha fatto, cioè tutta la questione del finto fidanzato, è stata fatta non solo perché lei voleva evitare di sposarsi, ma anche perché, da come viene descritta la situazione, sembrerebbe che la protagonista sia agorafobica. Quindi lei proprio è terrorizzata all'idea di stare in mezzo alla gente, di partecipare ai balli, di entrare in società, quindi è anche per questa cosa. E c'era una situazione per cui tutti la prendevano come semplice timidezza e non capivano quanto effettivamente la cosa fosse grave. Per quanto riguarda lui, invece, lui praticamente si è ripresentato, non è chiaro come gli siano arrivate in mano queste lettere, e praticamente, siccome lui è arrivato con i suoi compagni d'arme, perché lui è stato in guerra, lui praticamente sta usando questa cosa di avere in mano le lettere per ricattarla. Perché? Allora, in realtà viene presentato in questo modo un po' a metà, per cui da una parte lui la sta ricattando, quindi ci vediamo un po' con lui. Ma perché lo sta facendo? Perché lui e i suoi compagni d'arme sono tornati dalla guerra e o hanno trovato i familiari che erano morti o che li avevano dati per morti e se ne erano andati, o le case distrutte, molti si sono trovati senza terra. Lui sente la responsabilità nei confronti di questi uomini e quindi sta cercando di dar loro una nuova casa. E viene mostrato come lui tenga tantissimo ai suoi uomini, tanto da fare qualsiasi cosa per dare loro questa nuova casa, un nuovo inizio, quello che loro si meritavano, visto tutto quello che hanno vissuto durante la guerra. In realtà lui non è cattivo, nel senso che lui non è mai violento nei confronti di lei, anzi, cioè viene mostrato come una persona molto, molto dolce anche. Viene presentato anche un po' come l'eroe tormentato, anche se poi nel modo diverso in cui pensavo, perché questa cosa che lui fosse un po' tormentato l'avevo vista in alcune recensioni, però siccome ero andata su recensioni non spoiler, non avevo capito bene. Io spero che si capisca, ci sia una sorta di ordine logico a quello che sto dicendo, perché sto dando braccio, ho finito il libro tipo mezz'ora fa, quindi sto dando man mano che mi ricordo le cose. Dicevo, tormentato, io pensavo che l'autrice buttare più su un discorso di stress post-traumatico per via delle cose che lui ha visto in guerra, e sembrava in realtà che volesse andare su quella storyline, perché si è parlato del trauma, del tornare dalla guerra, di tutte le perdite che hanno avuto, ma c'è anche un personaggio in particolare che si vede avere dei problemi di memoria. Lui ha riportato una ferita alla testa durante la guerra e ha cominciato a perdere la memoria recente. Poi verso la fine del libro comincia a recuperarla pian pianino senza apparente motivo, però c'è anche il dramma di questo personaggio che continua a dimenticarsi che la sua famiglia è morta. Quindi, viste queste premesse, pensavo la volesse buttare su questo tipo di discorso. In realtà questo suo essere tormentato dipende più da un problema di trauma da abbandono che lui si porta fin da quando era bambino. Mi sembra strano che non abbia voluto sfruttare di più questo tema della guerra, ma perché infatti si vedeva che lui aveva degli incubi e io pensavo fossero incubi legati alla guerra. In realtà sul suo personaggio la questione della guerra non ha fatto molta presa, mi sembra un po' strano, e sarebbe stato anche magari opportuno parlare di un argomento del genere, visto che lui è stato tanti anni in guerra e visto che la sua vicinanza ai suoi ex commilitoni gioca un ruolo così forte all'interno del libro. Ecco, come personaggi mi sono piaciuti, anche se, come ho detto, mi sembra che con lui abbia un po' perso qualche occasione. E mi è piaciuto anche perché lei ha questa vena artistica che si esprime con delle illustrazioni di tipo scientifico, infatti lei ha una sorta di
lavoro come illustratrice, per cui le vengono commissionate illustrazioni di esemplari botanici, animali, insetti, soprattutto insetti. Lei ha questa passione, questo interesse per gli insetti, che la rende un po' strana agli occhi delle altre persone, perché non viene considerato un interesse femminile, però in questo senso lei viene mostrata come una ragazza diversa. Poi, oltre al fatto che lei ha vissuto questa vita molto riservata, lontana dalla società, proprio per questo problema che lei ha, quindi insomma non è la classica ragazza coinvolta nel giro delle feste, dei balli, del corteggiamento. Ovviamente c'è quel tipo di libro in cui questa situazione comincia in un certo modo e poi loro si avvicinano e si innamorano. La loro storia mi è piaciuta, sono molto molto carini insieme, sono contenta di aver ascoltato l'audiolibro di questo libro, scusate la ripetizione, ma perché, essendo lui scozzese, lui ha una parlata diversa e probabilmente l'avrei percepita meno leggendo magari un ebook. L'autrice è stata molto brava a rendere la diversità. Ora, io non sono un'esperta di parlata scozzese, quindi ovviamente non dico niente su questa questione, però si sentiva la differenza nella parlata di lui e nella parlata di lei. Sono stati molto simpatici anche gli uomini di lui, i suoi ex commilitoni. In realtà penso che il gruppo fosse abbastanza nutrito, però poi l'autrice ha posto l'accento solo su due o tre di questi uomini. E il complesso quindi è andato molto 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 meglio rispetto a Lady Pirate. Anche la relazione è molto diversa, ben meno problematica. Ovviamente c'è questo squilibrio per cui lui la sta ricattando all'inizio, poi ovviamente è una cosa su cui si deve lavorare all'interno della vicenda, però la relazione è cresciuta molto di più. Commento a parte sul fatto che c'è questa cosa che mi triggera sempre nei libri di ambientazione storica, questa cosa per cui nel momento in cui il personaggio femminile si sposa, come succedeva allora, non è colpa dell'autrice ovviamente, così che funzionava, lei perde la proprietà, cioè lei vive in questo maniero che le è stato lasciato da uno zio in eredità, solo che nel momento in cui si sposa la proprietà praticamente passa a lui e quindi il padrone della baracca diventa lui. In realtà non è una cosa che poi viene fatta pesare più di tanto, perché loro poi hanno questo accordo per cui uno fa il suo sostanzialmente, però insomma non so, questa cosa continua a turbarmi quando la leggo, anche se so che funzionava così. Ho dato a questo libro 4 stelline, non so se sia più un 3 stelline e mezzo, ma essendo uscita da Lady Pirate, a cui ho dato una stellina e sono stata generosa, questo mi ha proprio decisamente entusiasmata di più. Forse lo sto sottolineando di più perché proprio comparando i due la differenza è stata veramente tanta. Comunque io sto dando 4 stelline. In realtà questo, non so se l'ho detto prima, fa parte di una serie più o meno, sono tutti degli standalone, non so se sia una questione di senza ambientazione o se siano personaggi della stessa famiglia, non lo so onestamente, però a questo punto sono curiosa di leggere gli altri. Ho guardato comunque si poteva leggere questo libro da solo, anzi molte persone sono partite da questo e poi entusiaste sono passate agli altri, quindi devo dire che questo mio approccio a Tessa Dare, questa autrice abbastanza famosa nell'ambito di questo tipo di libri, è stato più che positivo. Devo dire che mi sento sollevata, quindi al momento in questo esperimento con l'historical romance siamo 1-1, cioè un fallimento e un successo. E siccome l'aggiornamento alla fine è stato più veloce, più o meno, nel senso che non ho dovuto fare più puntate e forse ho l'impressione di aver parlato di meno, non so se a questo punto sicuramente leggerò un altro libro. Però non so se saranno 1 o 2, dipende da quanto ci metto, perché come sempre non voglio che il vlog venga troppo lungo. Comunque non ho ancora deciso quale sarà il prossimo libro. Sto dando un'occhiata a Scribd per vedere quali sono gli altri audiolibri, perché a questo punto vorrei continuare con l'audiolibro. E non so, appena avrò deciso farò il prossimo aggiornamento. C'è un libro che sto finendo, quindi al momento credo che mi concentrerò su quello e tra qualche giorno tornerò su questo progetto. Comunque sono contenta perché quantomeno una gioia l'ho avuta. Siamo a 3 giorni dopo, e ho scelto, così va meglio, il libro con cui
continuerò questo esperimento. Credo che sarà l'ultimo, perché conto di far uscire questo vlog nella seconda parte della settimana, di questa settimana, e quindi non so se ho tempo di leggerne anche un quarto. Comunque, vabbè, poi vediamo. Comunque, il terzo sarà The Beast of Beswick di Amalie Howard. In realtà ci sarebbe stato un altro libro che avrei voluto leggere, cioè li sto sempre ascoltando con un audiolibro, e il problema è proprio che non c'era un audiolibro e mi interessava perché c'era una protagonista con una disabilità e quindi era un twist interessante, mentre questo sembrerebbe dal titolo una sorta di retelling, romance storico della Bella e la Bestia. Parliamo sempre di una ragazza, origini nobili, la sorella, da quel che ho capito dalla sinossi, sta per sposarsi con quest'uomo che dovrebbe rappresentare un po' la bestia, ma in questo caso il fatto è che lui è sfigurato e forse, non lo so, probabilmente aveva un caratteraccio anche prima, ma ovviamente questo per via della reazione della società, del fatto che lui evidentemente è stato emarginato dalla società per via del suo fisico e del fatto che è appunto sfigurato, lo ha fatto peggiorare caratterialmente, quindi lei vuole sostituirsi alla sorella per risparmiarle questo matrimonio, a quanto ho capito. E credo che lo inizierò domani mattina. Per la gioia dei vostri occhi, approfitto di questo momento in cui ho girato il video, quindi sono sistemata un po' meglio per farvi un aggiornamento, anche se è più che altro per rettificare qualcosa che ho detto prima. Allora, sono più o meno a metà di The Beast of Beswick, che sta andando molto molto bene, però forse mi ero fatta un'idea leggermente sbagliata di quello che sarebbe successo all'interno di questa serie, ma perché quindi vi ho raccontato delle premesse che non sono quelle giuste. Non so se avessi letto male la trama o se semplicemente la trama non avesse proprio lasciato bene intendere. Allora, la nostra protagonista è la sorella maggiore di due. Lei e la sorella sono rimaste orfane di genitori e sono state affidate allo zio, che è quindi il loro tutore legale. La protagonista ha 25 anni, non si è mai però sposata, perché a seguito della sua entrata in società, lei aveva ricevuto questa offerta di matrimonio e si era fidanzata con questo nobile, che però aveva tentato di aggredirla quando ancora erano fidanzati e non erano sposati. Lei a questo punto ha chiesto di interrompere il fidanzamento e lui, per vendicarsi, ha praticamente sparso delle dicerie secondo cui lei sarebbe stata non più vergine. Sapete come andavano le cose all'epoca, e quindi questo ha posto fine a qualsiasi sua fantasia di matrimonio. Di fatto questo le ha rovinato la reputazione e lei non ha mai ricevuto altre proposte e si trova quindi ad essere la zitella della famiglia. Il problema è che la sorella ha ricevuto una proposta da questa stessa persona, e quindi quello che lei vuole evitare è che la sorella sia nelle condizioni di sposare questa persona spregevole, perché lei sa già che questo è una cattiva persona. Il problema è che lei non avrà aiuto dallo zio o dalla zia, che sono interessati solo ai soldi. Peraltro lo zio ha sperperato tutto il denaro a cui ha avuto accesso quando ha adottato queste, quando si è preso la responsabilità di queste ragazze, soldi che sarebbero dovuti essere loro, ed è pieno di debiti, quindi è per questo che non gliene frega niente che la nipote vada a questa stessa persona. C'è però una questione: la protagonista al compimento dei 26 anni avrà accesso a una somma di denaro che il padre le ha messo da parte, che lo zio, cioè l'unica cosa che lo zio non ha potuto riscattare. Quindi quando mi ha raccontato del fatto che c'è questo duca che era rimasto sfigurato e che probabilmente doveva andare sposa a lui, ecco, non era lui. Lei si sta rivolgendo a questa persona perché sa che nessun altro la sposerebbe, e la sua speranza è riuscire a sposare una persona potente che diventerebbe quindi il nuovo tutore legale della sorella, in modo tale che la sorella non sia obbligata a sposare questa persona. Non so se sia chiaro la cosa come l'ho spiegata. E lei si è rivolta a lui perché nessun altro la sposerebbe, visto quello che è successo, e ritiene che lui sia l'unico abbastanza disperato da accettarla, ma perché essendo così sfigurato nessuno si avvicina a lui e nessuna donna ha mai accettato di sposarlo. Quindi praticamente lei puntava sul fatto che lui non avesse altra scelta.
E le cose prendono avvio da lì, per cui praticamente loro si stanno nascondendo a casa di questo tizio, anche se tecnicamente lui non ha accettato di sposare la protagonista, perché praticamente la protagonista sta sperando di riuscire a nascondersi abbastanza a lungo da far aspettare questi mesi, da far passare questi mesi per poter riscattare i soldi e non aver più bisogno dello zio e potersene andare con la sorella. Finora devo dire tutto bene, mi piace, loro hanno queste personalità molto forti perché poi la protagonista ha un gran caratterino, ha delle idee molto diverse sulla donna, sull'istruzione della donna diverse rispetto all'epoca. E un po' per il carattere forte, un po' per la situazione in cui si trova, lei è l'unica che non batte in ritirata con la coda tra le gambe quando lui ha uno dei suoi scoppi di ira o quando fa una delle sue scene. Anzi, gli risponde a tono ed è una cosa a cui lui non è abituato ed è il motivo per cui ovviamente lei scatena il suo interesse. Questo continuo scambio di battute tra... cioè uno di quei libri in cui lo scambio di battute, i dialoghi tra lei e lui giocano un ruolo fondamentale e devo dire che sta funzionando, quindi per ora mi sta piacendo molto. Sono circa tre quarti del libro e sta andando molto molto bene, sono contenta della scelta che ho fatto, quella di aver scelto bene, salvo che non ci siano sorprese verso la fine. Comunque l'ho quasi finito, sta andando tutto molto bene e ho un'unica remora, tra virgolette, finora. Non è una cosa sbagliata, quella che vi sto per descrivere, che sta succedendo nel libro, in realtà secondo me ha senso, perfettamente normale, soprattutto considerando la situazione in cui si trova lui, però ecco... siccome la stanno un po' trascinando, secondo me sembra un po' fatta per allungare la trama, praticamente lui, per il fatto di essere stato ostracizzato e emarginato molto a lungo dalla società per via della sua condizione fisica, per il suo essere agli occhi della società deforme, ha finito per far scattare questo meccanismo psicologico per cui lui si aspetta da un momento all'altro. Loro hanno capito di essere innamorati l'uno dell'altro, la loro relazione stava andando molto bene e lui stava cominciando a uscire molto dal suo guscio, solo che lui ha pensato per tanto tempo di essere qualcuno che non sarebbe mai stato amato, per cui si aspetta da un momento all'altro che lei abbia un ripensamento o che a un certo punto, rendendosi conto delle difficoltà che avrà in società, perché lui teme che poi il comportamento che hanno nei suoi confronti sia estenderà anche a lei, teme che prima o poi lei ci ripensi. Quindi la sua reazione è allontanarsi prima che si allontani lei. Ripeto, è secondo me una questione assolutamente normale, non dico che sia irrealistica assolutamente, però si è instaurato questo tira e molla per cui lui diventa freddo e si allontana, lei praticamente gli fa capire di essere davvero innamorata di lui, insomma ci parla, insomma devo dire che lei in questo senso è molto brava e quindi lui si tranquillizza, i due si riappacificano, poi lui rientra in questa spirale, si allontana di nuovo e poi lei ancora una volta deve tranquillizzarlo e l'hanno fatto un 3-4 volte. Secondo me, ripeto ancora, ha fatto bene l'autrice a metterla questa parte, secondo me avrebbe avuto più presa se l'avessero fatto meno spesso e per un periodo più prolungato, cioè se effettivamente loro fossero rimasti separati per un periodo più lungo, cioè se questo suo rimuginare fosse durato più a lungo, però insomma, ripeto, è una cosa che ho apprezzato comunque che l'autrice l'abbia messo. E però adesso vorrei che si arrivasse, se si superasse questa parte. Comunque, a parte questo questa cosina di cui vi ho appena parlato, il libro sta andando molto molto bene e sono contenta perché quindi credo che questo sarà l'ultimo di cui parleremo in questo vlog, di fatto salvo che non ci siano disastri verso la fine, sono due successi su tre, visto come avevamo cominciato, onestamente cominciavo a disperare, ma fin dall'inizio, il primo mi aveva veramente depresso.
Invece poi è andato bene. Dopo questo, a seconda poi di come andrà il finale, deciderò se leggermi anche, separatamente a questo punto non all'interno del vlog, il seguito che è quello sulla sorella. Eccomi ragazzi e sono qui per farvi l'ultimo aggiornamento e per tirare un po' le somme di questa esperienza, perché ho finito The Beast of Beswick finalmente e di fatto confermo tutto quello che ho detto finora. La relazione mi è piaciuta tantissimo, trovo che il modo in cui è andata questa relazione sia perfettamente in linea con i traumi che lui ha avuto, con i caratteri di entrambi. Mi è piaciuto molto questo scontro a volte di caratteri, c'è stato molto dialogare tra loro. Mi è piaciuto come questa relazione abbia sfidato un po' i preconcetti che entrambi avevano, lui per il fatto di pensare che nessuno l'avrebbe mai amato e il comportarsi di conseguenza, lei perché evidentemente dopo unica in realtà esperienza che aveva avuto con un uomo, non è che fosse probabilmente molto, molto speranzosa nei confronti del genere maschile. La chimica sia a livello caratteriale che a livello fisico tra i due mi è piaciuta molto e hanno avuto il finale che entrambi si meritavano visto le varie traversie a cui si sono sottoposti, però diciamo che il viaggio è valsa la pena, quindi anche questo super piaciuto, super consigliato. Devo dire che la sorella come personaggio mi ha coinvolto meno, anche se verso la fine ha fatto delle cose interessanti, per cui non so, potrebbe esserci una buona possibilità anche per il seguito, sicuramente leggerò anche il seguito. E non ricordo adesso onestamente il nome dell'autrice, però se ha scritto altro sicuramente esplorerò meglio i titoli che ha scritto, perché con questa prima esperienza è andata molto bene. Concludiamo un po' vedendo come è andata in generale questa esperienza con questo genere con cui non ho molta confidenza, cioè il romance storico. Abbiamo cominciato molto molto male, cioè forse sarei stata quasi se non fosse per il fatto che avevo iniziato a fare questo vlog e che avevo deciso di farlo tematico, forse non sarei andata avanti, però alla fine sono contenta di averlo fatto, perché il secondo e il terzo mi sono piaciuti tantissimo, sono un po' a pari merito per quanto mi riguarda, sono diversi, hanno delle trame diverse, dei personaggi diversi, con dei vissuti alle spalle diverse. Ecco, l'unica cosa che li ha comune è che le protagoniste sono non come le altre ragazze della loro epoca, in realtà è una cosa che immagino succeda spesso in questo tipo di romance. C'era un tentativo di fare l'eroe tormentato, che ha funzionato sicuramente nel terzo libro, meno nel primo, ma perché tutte le questioni che riguardavano la guerra, la crisi da stress post-traumatico, che pensavo sarebbero state utilizzate all'interno del libro, non ci sono state. Ecco, questa è stata un'occasione un po' sprecata, però comunque mi sono piaciuti molto molto molto. In entrambi i casi, adesso è passato un po' di tempo, non mi ricordo i nomi delle autrici, però in entrambi i casi, siccome l'esperienza con queste autrici è stata assolutamente positiva, vedrò sicuramente altro di loro. Entrambi questi libri fanno parte di una serie più o meno lunga, quindi vedrò magari di leggere qualcos'altro all'interno della stessa serie e poi esplorerò magari altri loro titoli. Quindi, nonostante un bruttissimo inizio, direi che questo esperimento è andato benissimo e credo che siano dei libri perfetti per quando si vuole qualcosa di un po' più romanticino, senza molto impegno, o quando magari non ho la testa per il fantasy, perché ogni tanto mi succede. Quindi assolutamente, se avete voglia di qualcosa del genere, evitate il primo, cioè proprio non leggetelo, mentre il secondo e il terzo sono assolutamente consigliati. Detto questo, direi che per questo vlog abbiamo finito, voi fatemi sapere che cosa ne avete pensato, se conoscevate queste autrici e se avete altri romance di questo genere da consigliarmi. Siccome adesso mi sto un po' addentrando in questo genere, non so niente, cioè l'unica altra autrice di cui ho sentito parlare per questo genere è forse Julia Quinn con la saga di Bridgerton. Comunque, se avete qualche titolo da consigliarmi, mi trovate qua sotto nei commenti. Detto questo, vi ringrazio ancora di essere state con me, vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video e al prossimo vlog. Ciao ciao!